Buongiorno amici, una breve introduzione a questo video che vi propongo molto molto volentieri. Ieri sono stato a Bologna e a Bologna si sta tenendo il Festival Francescano. Ieri sono stato a sentire una conferenza molto interessante del professor Roberto Mancini, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Macerata, e credo che sia importante che venga riproposta a quante più persone possibile. In questa conferenza, dal titolo Il prezzo dell'umanità, il professor Mancini ha trattato discorsi estremamente interessanti, molto concreti, ma quello che voglio semplicemente dirvi è che, a mio modo di vedere, questa conferenza è di fatto sorretta da uno dei grandi temi della filosofia kantiana, che è il tema della dignità umana. Nel 1785 il filosofo tedesco Immanuel Kant redige la Fondazione della Metafisica dei Costumi. Potete trovare questo testo in italiano e se vi interessa ve lo lascio qui sotto in descrizione. È un'opera interessantissima da tantissimi punti di vista, mediamente non particolarmente studiata, ma nella quale Kant interviene con una frase ad un certo punto del suo scritto riguardante proprio il tema della dignità. La frase sostanzialmente afferma questo: l'uomo non ha prezzo, ma ha una dignità. Vi leggo la frase: ciò che costituisce la condizione sotto la quale soltanto qualcosa può essere un fine in se stesso non ha soltanto un valore meramente relativo, ossia un prezzo, ma un valore intrinseco, una dignità. È una frase, capisco, non semplice da comprendere in quanto di fatto estrapolata dal contesto, ma anche a motivo del fatto che Kant non è un autore semplice da leggere, però è una frase intuitivamente comprensibile. L'uomo, essendo dotato di una dignità fondamentale che lo rende incomparabile e inoggettivabile, cioè l'uomo non è un oggetto, ma è un soggetto, bene, proprio per questo motivo l'uomo non ha un prezzo, non è comparabile ad altri enti nel mondo, ad altre cose nel mondo, ma invece è dotato di una dignità. Kant scriverà moltissime pagine sulla dignità umana e molti sono gli studiosi che hanno detto che le sue riflessioni sulla dignità umana sono di fatto il prodotto secolarizzato, cioè reso comprensibile per il mondo post-religioso, di concetti di fatto religiosi. Su questo bisognerebbe lungamente discutere, non è questo il senso di questa brevissima introduzione. Fatto sta che, come sentirete, la conferenza del professor Mancini ci fa proprio capire questo aspetto, a mio modo di vedere, fondamentale. E cioè che il tema della dignità è un tema che viene ad essere declinato di fatto nella comunità degli uomini, anche del nostro tempo. E molto spesso la riduzione dell'uomo a prezzo, e quindi ad una visione di fatto economicistica, oggettuale dell'essere umano, strumentale, potremmo usare questo termine, ha reso questo tema della dignità un tema difficilmente comprensibile. Noi tutti lo sappiamo. Ciascuno di noi è un unicum, è un singolo e in tal senso il tema della dignità, così come sentirete dalla conferenza del professor Mancini, è un tema che attende ancora oggi di essere declinato nella vita di tutti i giorni, dal punto di vista politico, sociale, economico. Sentite la conferenza, se siete interessati lascerete i commenti qui sotto. Ringraziamo ancora il mondo dei francescani e Bologna si è fatta ancora oggi ospite di un tema secondo me fondamentale. Buon ascolto. Allora, buon pomeriggio, grazie dell'invito a essere qui. E benché siamo in questa bella piazza, forse possiamo fare una riflessione intima, insomma, siamo pochi, possiamo confrontarci con più facilità. Quindi io mi evito di farvi un comizio, insomma, perché in piazza c'è il rischio che uno faccia dei comizi. Invece no, vorrei fare una riflessione con voi sulla difficoltà di percepire il crinale preciso in cui siamo collocati oggi come umanità in questa stagione della storia,
per naturalmente non per sottolineare che ormai è tardi, ma per sottolineare al contrario le vie possibili, le vie di alternativa, perché in fondo il sistema attuale, che non è solo economico, ma è una forma di civiltà complessiva. Globalizzazione non significa solo che si estende a tutta l'umanità, ma significa che globalizza tutti gli aspetti della vita. Mai nella storia c'è stata una civiltà come la nostra che ha conferito all'economia un'importanza così totale per tutti gli aspetti della vita come appunto il modello di civiltà attuale che è stato globalizzato. Allora, a me interessa invece riconoscere il percorso alternativo. Non è vero che non abbiamo alternative e non è vero che possiamo semplicemente riformare, ritoccare, aggiustare il sistema attuale. Ecco, naturalmente, essendo penetrato così in profondità il modello vigente, che nel suo nome classico si chiama capitalismo, però diciamo chi lo sostiene è imbarazzato a usare questa espressione, perché in fondo già tradisce che capitalismo significa passione per il capitale. La desinenza ismo indica dove tu metti l'accento, dove dai importanza. Il capitalismo uguale passione per il capitale, primato del capitale, te lo dice la parola. Quindi è un po' imbarazzante. Viene chiamato più semplicemente economia di mercato, sviluppo sostenibile, globalizzazione, cioè si usano altri nomi, è passato di moda. Chi combatte questo modello si trova in imbarazzo ugualmente, perché se tu parli di capitalismo sembra che sei un critico che vuole tornare a qualche esperienza del comunismo, del socialismo reale. Quindi alla fine tutti sono un po' imbarazzati. Il nome proprio è ancora quello, solo che stavolta si tratta di un capitalismo finanziario, cioè un'economia finanziarizzata, che non aspetta il lavoro per produrre il valore. Ecco uno dei fattori di disgregazione. Il lavoro non è una fonte di ricchezza, viene percepito come una zavorra, perché il capitale si riproduce da solo in quei grandi giochi da tavolo mondiali che sono le borse. Il lavoro, infatti, come viene chiamato, fate attenzione alle parole, viene chiamato costo del lavoro. E se io lo chiamo costo del lavoro, più lo taglio e meglio dovrebbe andare l'economia, senza capire che se taglio sul costo del lavoro, taglio sui bisogni, sui diritti, sull'esistenza delle persone, che non possono sussistere, sopravvivere al di sotto di una certa soglia. Allora, oggi l'economia è diventata tanto importante, tanto pervasiva, in proporzione a quanto meno noi la comprendiamo. È un primo paradosso, è questo. Lei è cresciuta di importanza e noi, diciamo, abbiamo diminuito la nostra capacità di leggerla, per cui spesso ci troviamo a subire l'economia, a subire le sue parole d'ordine, i suoi imperativi, la sua richiesta di adattamento, e con grande fatalismo alla fine ci siamo convinti che non esistano alternative. Ecco, allora a me interessa, da un lato, certo, fotografare brevemente dove siamo collocati oggi, come mai è un crinale così pericoloso. Dall'altro però mi interessa anche di più mostrare, senza ovviamente dare ricette, i filosofi che arrivano e danno la ricetta di come l'umanità deve fare sono insopportabili, quindi per carità, con umiltà, qualche indicazione di idee, di percorsi, di passaggi per coltivare un'alternativa, mi pare che sia responsabilità di chiunque di noi esercita un pensiero critico. Già quando dico che non esiste alternativa, è finita la libertà, è finita la democrazia. Se io mi devo tenere un modello di economia e solo semmai cambiare, aggiustare qualche aspetto, vuol dire che non è un modello democratico e noi non abbiamo libertà. Ecco, nella condizione umana c'è sempre un'alternativa, c'è sempre un altro modo, un'altra direzione per fare le cose, per organizzare la convivenza. Solo che direi noi scontiamo il peso di grandi inibitori culturali, cioè la potenza di pregiudizi collettivi presi come fossero delle verità, che inibiscono, non dico i tentativi operativi di creare alternative, ma inibiscono sul nascere il pensiero critico. Già oggi la capacità di pensare si è ridotta, cioè è difficile
trovare occasioni, strumenti, luoghi per sviluppare il pensiero critico, quando io ero ragazzo, vi prometto che è l'unico ricordo che farò, insomma la parola che andava di moda era creatività. Oggi ai giovani si propone la flessibilità. Fate la differenza. Flessibilità vuol dire tu ti adatterai a qualsiasi cosa, a qualsiasi condizione, pur di rientrare nel mercato, pur di poter vendere la tua forza lavoro, perché in una società come la società di mercato, se sei fuori dal mercato, sei fuori dalla vita. Tant'è vero che sarai chiamato esubero, cioè non sei neppure una risorsa umana. Termine offensivo, perché noi non siamo risorse umane, siamo persone, e dire a qualcuno che è una risorsa significa dirgli che è uno strumento per produrre profitto. Se ti va bene, sei trasformato in risorsa umana. Se non ti va bene, sei un esubero e uno scarto. Allora, sentite la differenza tra la flessibilità, con questo trucchetto linguistico per cui se non sei flessibile vuol dire che sei rigido. Mica vorrai il posto fisso, mica vorrai la stabilità. Stabilità è una parola scomparsa completamente dall'immaginario, dalla visuale, dalla cultura. La flessibilità vuol dire che ti devi adattare. La creatività, che risale come memoria a qualche decennio fa, voleva dire che tu, rispetto alla condizione di vita che trovi, puoi sprigionare una capacità di trasformazione che muta, che adegua le condizioni di vita. Sembrano parole positive, parole buone, parole accattivanti, ma rispondono a questa grande operazione di riconfigurazione ideologica del sistema economico vigente, che è quella per cui il capitalismo non può riparare ai danni che ha fatto dal punto di vista dei rapporti sociali, dei diritti umani e degli equilibri naturali. Lui come impatto si produce tanta ricchezza materiale, questo gli economisti lo ricordano sempre, però a quali prezzi? Che desertifica la società e distrugge gli equilibri della natura. Cioè un sistema troppo costoso per noi, che inverte la percezione dei valori, che assolutizza il valore del capitale e, diciamo, mortifica il valore degli esseri viventi, della giustizia, della democrazia, dei diritti. Allora, se noi prendiamo sul serio queste parole, ci accodiamo a una gigantesca operazione ideologica che è quella del capitalismo green. Cioè vuol dire adesso diamo una bella verniciata di sostenibilità, come è stato fatto con i prodotti biologici che voi trovate al supermercato. Adesso tutto è sostenibile, anche un carro armato è sostenibile, anche qualunque speculazione viene presentata come sostenibile. Quindi parlare di sviluppo sostenibile, espressione che anche noi usiamo, io l'ho insegnata come materia, naturalmente poi demolendo questa formula alla prima lezione, però se noi parliamo di sviluppo sostenibile vuol dire da un lato che continuiamo con l'ottica che noi ci dobbiamo sviluppare, il compito, il fine della vita è svilupparsi, e notate che per gli economisti lo sviluppo è figlio della crescita, cioè della produzione incessante, costante, nevrotica, ossessiva di merci, di capitale, che devono crescere almeno il 3% all'anno, se no è stagnazione o addirittura recessione, e lo sviluppo sarebbe figlio di questa crescita economica. Poi ipocritamente ci mettiamo vicino l'aggettivo sostenibile. È come se io dicessi una guerra gentile. Sì, dico, faccio guerra, ho questo impatto, però per carità lo faccio in modo sostenibile. Allora, innanzitutto c'è questa cosa dello sviluppo, ma se noi consideriamo che noi persone, poi gli animali, le piante, siamo tutti esseri relazionali, cioè impastati di relazione, e la relazione non è solo un contesto esterno, come pensiamo noi quando chiamiamo la natura ambiente. E la natura mica è solo ambiente, è come dire che è la cornice. No, la natura siamo anche noi, è costitutiva della nostra umanità. La natura è l'essere della vita, non è solo l'ambiente, non è solo quello che sta intorno. Allora, io devo riconoscere che per essere relazionali il fine dell'esistenza, detto con una categoria generalissima, non è lo sviluppo, non è la crescita. La crescita e lo sviluppo semmai sono segmenti, sono mezzi, sono fasi transitorie. Per esseri relazionali il fine è l'armonia. E l'armonia significa giustizia tra gli esseri umani e tutela degli equilibri della natura.
con questa precisazione, non è una tutela tecnica, adesso arriviamo noi e insegniamo alla natura come essere armonica. No, noi dobbiamo imparare dalla capacità di equilibrio che è inerente ai dinamismi della natura, perché la natura certo è lotta, a volte è squilibrio, a volte è ferocia. Innanzitutto è ferocia molto meno di noi, perché nessun animale costruisce campi di concentramento, bombe atomiche o fa torture. Quello non è l'animalesco, è il disumano. Quindi semmai quella è una responsabilità nostra. Ma la natura ha una capacità di equilibrio, di correlazione tra le specie viventi, che noi abbiamo completamente disconosciuto. Quindi attenzione, la transizione ecologica non vuol dire un intervento tecnologico. Arriviamo noi un'altra volta, stabiliamo un'altra forma di potere, solo che stavolta è green. Non sarà un caso che l'attuale ministro cosiddetto della transizione ecologica è quello che più di tutti sta premendo per il ritorno dell'Italia al nucleare. Cioè, nella sua idea, la transizione ecologica è una gigantesca operazione di tecnologie dove ristabiliamo un'altra volta il dominio sulla natura, solo che stavolta stiamo attenti a non innescare un meccanismo distruttivo, cioè autodistruttivo. E questa, capite, che è un'operazione di aggiustamento, è un po' una mistificazione, e come dice Papa Francesco, quando c'è un eufemismo dietro c'è un delitto. Cioè c'è qualcosa che non va, che viene coperto. Allora dovremmo uscire da questa idea di aggiustamento, cioè non è questione di sviluppo sostenibile, è questione di armonia, di costruire una civiltà della giustizia nei rapporti umani e di tutela degli equilibri naturali. Poi non è una questione di flessibilità, semmai di creatività, cioè dobbiamo avere un pensiero nuovo, un altro rapporto con la vita, col mondo. Ma che dobbiamo adattarci a quello che ci chiede il sistema? Abbiamo già pagato dei prezzi troppo alti. Poi non è una questione di resilienza, altra parola che sembra. Resilienza vuol dire, scusate la banalità dell'immagine, tu sei un pugile che sta prendendo i cazzotti e anziché cadere a terra ogni tanto dai un cazzotto pure tu, e quella è la resilienza. Come vedete, non ci porta oltre la situazione attuale, vuol solo dire che tu la sai reggere, ma la situazione è quella. Allora a noi non serve la resilienza, serve la trasformazione. La parola trasformazione, che guarda caso oggi tutti i movimenti popolari di liberazione nel mondo utilizzano, non è né le riforme. Le riforme vuol dire ti tieni la struttura e modifichi qualche pezzettino, è troppo poco. Non è la parola rivoluzione, il mito di prendere il potere con la violenza, di cambiare in una settimana il mondo, di rifondare il mondo. Non ci abbiamo nostalgia della rivoluzione violenta, quindi né riforme né rivoluzione. Trasformazione in italiano vuol dire mutamento di forma, cioè del principio fondante di una società. Ecco, allora noi oggi non possiamo ipocritamente o ingenuamente rassicurarci con parole come sviluppo sostenibile, flessibilità, resilienza, figurarsi poi competizione, competitività. Competizione vuol dire continuare a strappare il tessuto delle relazioni. Oggi vinco io, domani vinci tu, alla fine ci distruggiamo tutti. Noi abbiamo bisogno di risalire alle dinamiche della vita, che nonostante quello che si dice della lotta di natura, il leone che mangia la gazzella, stiamo ancora fermi a quell'immagine della natura che neppure Darwin aveva. Se voi leggete Darwin, non è l'immagine darwiniana. Ma in ogni caso noi ormai potremmo riconoscere che la vita non si regge sulla competizione, si regge sull'accoglienza, e questo per tutti ovviamente, non solo per i migranti. L'accoglienza è la radice di ogni relazione. Si regge sulla cura, il prendersi cura, parola che è venuta di moda adesso con l'epidemia, allora la cura. Abbiamo scoperto che della vita bisogna prendersi cura, ci voleva il virus, se no passavamo la vita a produrre, a consumare, per fare che? Per moltiplicare i profitti. Poi per fare che altro? Per produrre, per consumare, per moltiplicare i profitti, in questo cerchio assurdo. Abbiamo scoperto allora il prendersi cura. Poi la vita si regge sulla cooperazione, quindi accoglienza, cura, cooperazione, e siccome certo che ci sono nella vita i conflitti, i contrasti, i dissapori, la grande abilità dell'essere umano è di togliere, disinnescare la distruttività dai conflitti. La democrazia, la non violenza sono un'arte anche del conflitto, ma non in modo distruttivo.
per elevare la convivenza a un grado che sia ospitale per tutti. Quello è un conflitto autentico. La competizione, al contrario, significa io devo vincere. Quando noi diciamo prima io o prima noi. Se ricordate il buon vecchio Jean Piaget, il papà della psicologia dello sviluppo, diceva che il bambino fino a 8 anni ha la fase egocentrica, dice prima io, poi dopo però la supera se diventa una persona adulta. Oggi gli studiosi della psicologia dello sviluppo ci dicono no, il bambino è sempre relazionale, già da quando sta nel seno della mamma. E è sempre portato alla relazione. Quindi se tu sei adulto e ti trovi a dire prima io o prima noi, non puoi essere uno che detiene i destini politici dell'umanità, sei uno che si deve far curare, perché c'hai un problema di maturità, ti sei bloccato su una fase che è completamente controumano rispetto alla vita. L'avverbio della vita è insieme, non è prima io o prima noi. Noi, pensate, ancora perseguiamo le politiche del prima io, prima noi, a livello cittadino, a livello regionale, a livello nazionale, non diciamo a livello continentale, a livello mondiale. Anche di fronte alla pandemia ci stanno quelli che hanno 3 vaccini, ci stanno quelli che non ce n'hanno manco uno. Qualcuno dalla Lombardia ha proposto che il vaccino fosse distribuito sulla base del PIL di ogni regione, geniale, per dire che nemmeno l'evidenza della realtà. Oggi gli animali, le piante, la vita ci stanno chiedendo: uscite da questa ossessione della crescita, del capitale, della competizione. È veramente un modello completamente sbagliato. Il capitalismo non si può riformare, occorre superarlo. E tanto meno si può sostenere che sia radicato nel cristianesimo, addirittura nel francescanesimo. Facciamo un grande torto al francescanesimo e al cristianesimo, che invece si reggono su logiche di condivisione, non di accumulazione, nemmeno per aiutare i poveri. La grande giustificazione che i ricchi ci stanno al mondo perché devono aiutare i poveri. Quindi ben vengano le banche cattoliche, le assicurazioni cattoliche, il profitto, il prestito a interesse, no? E sono il sale della vita. No, il Vangelo non era mica così, Francesco d'Assisi non erano mica così. La grande alternativa, proprio uno come Francesco, al di là se noi ci riconosciamo o meno in una fede, in fondo già lui, che era molto più avanzato della nostra modernità, dal cuore del Medioevo, ci indicava un'altra via, che è esattamente quella che io ritengo sia essenziale per noi oggi. Cioè, il punto vero per capire che dobbiamo cambiare categorie, dobbiamo cambiare pensiero, e io questo cambiamento lo chiamo svolta spirituale. Cioè, non è solo un fatto tecnico. Alla fine il capitalismo, il sistema economico, se tu cambi le regole, lo cambi. Non è vero che sia insuperabile, ma nella storia tutte le forme di impero, religioso, politico, alla fine crollano, la vita si rinnova. Bisogna essere proprio superstiziosi e pigri mentalmente per dire: ah no, questo sistema è definitivo. Può essere definitivo solo nel senso che ci porta all'autodistruzione, in quel senso è definitivo, certo, ma non è che è definitivo perché non è possibile organizzare diversamente l'economia e la nostra civiltà. Allora, se io lo voglio superare e voglio aprire in modo diffuso, comprensibile, popolare, non da elite di intellettuali o piccoli gruppi che praticano l'altra economia, quelli io li conosco, ne faccio parte, ma non è possibile stare in una nicchia di piccoli gruppi e di intellettuali. Occorre una svolta popolare, che la gente comune capisca. Allora, secondo me, il punto di inizio di questa svolta arriva se noi focalizziamo che la nostra tradizione, lasciamo stare le altre che hanno le loro magagne, certo, però la nostra, quale errore ha fatto anticamente e se l'è portato dietro nei secoli, anzi l'ha aggravato, la nostra modernità l'ha esasperato. L'errore è stato quello di fondare la vita sul potere, di non aprirsi alla vita, di non fidarsene, sentirla minacciosa. La vita può essere perdita, lutto, tragedia, assurdità. Allora come faccio a difendermi, a immunizzarmi dalla vita come se la vita fosse un virus? Il grande vaccino, il grande antidoto è stato identificato da tempi antichissimi nel potere. E voi potete fare la ricostruzione nei secoli: potere religioso,
potere politico, noi siamo espertissimi di monarchie, dittature, oligarchie, oggi vanno di moda le finte democrazie, totalitarismi, non c'è problema, tutte le forme di potere nel senso di imposizione. Da ultimo abbiamo scoperto il potere economico e il potere della tecnocrazia, che procedono in simbiosi. Il potere finanziario e il potere tecnocratico sono due poteri globali che scavalcano le persone, i parlamenti, le democrazie e procedono in simbiosi. Che male c'è in questa cosa di fondare la vita sul potere, quello che Michel Foucault chiamava il biopotere, solo che lui lo datava alla modernità, secondo me è molto più antico, modestamente, non mi sto paragonando a Michel Foucault, lui era molto più avanzato, più grande di me, però forse biopotere è già dall'inizio del nostro rapporto con la vita, cioè il potere è la condizione della vita. Tutti i rapporti vanno mediati dal potere, secondo uno schema estremamente monotono per cui diventa potere dell'uomo sulla donna, e questo in Afghanistan come dalle nostre parti, sono diverse le forme ma siamo sempre lì, potere dell'uomo sulla donna, potere dell'adulto su chi è piccolo, potere del nativo sullo straniero, potere di chi ha su chi non ha, lo schema è sempre quello. Allora però il veleno di questa superstizione del potere qual è? Primo, l'illusione che il potere sia un mezzo, e allora ci rassicuriamo con quella banalità che dice beh dipende da come lo usi, no? Se lo usi bene è buono, se lo usi male è cattivo. Attenzione, il potere non è un mezzo, come adesso è un mezzo il microfono per farmi sentire. Il potere è un circuito che mi ingloba, il potere è come una logica complessiva, è come una lingua che mi tocca parlare all'interno della quale io mi trovo, cioè è più grande di noi, è un meccanismo. Chi lo gestisce contrae dipendenza, per lui diventa come una droga. C'è gente che farebbe di tutto pur di restare al potere, lo sappiamo. Guardate le facce di questi leader, parliamo di quelli mondiali, non parliamo degli italiani, se no ci deprimiamo. Se voi guardate la faccia di Putin, la faccia di Al-Sisi, quella personcina gentile, ci ricordiamo di Giulio Regeni, di Patrick Zaki, no? Quello lì. Poi di Orbán, che ne so, di Erdogan, pensate voi, in generale, no? C'è poco da distinguere. E tu vedi non le facce di persone, ma di maschere, di personaggi che stanno dentro questa funzione di gestione del potere, ma è una sorta di droga per loro. Andrebbero anche loro affidati a cure psichiatriche, non dovrebbero guidare i popoli. Vedete la mancanza di umanità. Allora, se lo gestisci è come una droga, se lo subisci, ditemi voi se è vero che il potere è possibilità. Linguisticamente suona, sembra ovvio, potere uguale possibilità. Nella vita è il contrario, il potere è schiavitù. È schiavitù per chi lo subisce e dipendenza per chi temporaneamente lo esercita. E poi verrà sicuramente sostituito, non conta nulla. Non conta se si chiami Trump, se si chiami Biden. Alla fine il meccanismo è quello, la logica è quella. La si può rendere più grottesca, più esasperata, un attimo più temperata, ma la logica è quella. L'altra cosa importante che non viene vista è che il potere non governa, il potere disgrega, perché lui è autoreferenziale, produce se stesso e basta, pensa solo ad espandersi. Allora il capitale che è al centro della nostra economia non è che la forma economica del potere. Ma se io non esco dalla logica del potere, è chiaro che non riesco a trasformare l'economia. Paradossalmente non basta che supero il capitale, come credeva il marxismo, Marx, il capitale. Certo, aveva visto il pericolo del capitale, ma il capitale è pericoloso non solo in sé, è pericoloso perché è una forma radicale, estrema, organizzata di potere. Oggi i grandi poteri nel mondo sono questi cinque: potere finanziario, potere tecnocratico, potere mediatico, potere burocratico, potere della geopolitica, cioè i paesi più aggressivi della terra che si fanno guerra a scapito dei popoli. Guardate l'Iraq, guardate la Siria, guardate l'Afghanistan, sono metafore. Guardate il popolo curdo, che non si sa neppure dove collocarlo. Sono metafore della condizione umana sottomessa a una logica di potere. Allora, come si apre questa svolta che io chiamo spirituale ma è molto concreta? Si apre se noi scopriamo che nel mondo non esiste una sola efficacia. Se io parlassi con un chimico, con un farmacista, con un contadino, con un cuoco, con un educatore, quello me lo dice subito che in natura e nella cultura di forze, di forme di efficacia, ne esistono almeno due. Eric Fromm diceva una necrofila,
cioè la forza di distruggere, di disgregare. Un'altra biofila, la forza di far fiorire, di armonizzare. Una pistola serve per sparare, una carezza serve per comunicare l'affetto, non è la stessa efficacia. Allora, se io uso la stessa parola per dire una forza che dà vita e una forza che dà morte, non capisco. E alla fine arrivo alla banalità, dipende da come la usi. No, sono due forze e dobbiamo cambiare parola. Potere vuol dire imposizione autoreferenziale che disgrega tutte le relazioni. Oggi la nostra situazione non è di crisi, è di disgregazione. La parola crisi è un tranquillante, serve a dirti aspetta che passi e poi ricominci come prima, come se fosse un temporale. Non siamo in crisi, siamo dentro una spirale di disgregazione dei rapporti umani e del rapporto con la natura. Ecco perché dobbiamo rigenerare l'intero sistema delle relazioni. Allora, se tu esci da questa superstizione della logica del potere, non è che ti resta solo l'impotenza. Dice, se io rinuncio al potere, che mi resta? L'impotenza. Devo subire il potere degli altri. No, ti si apre un vocabolario intero della vita, cioè ti si apre la parola libertà. L'uomo moderno ha confuso il potere e la libertà. La libertà non è che io posso quello che voglio. La libertà è la fedeltà a se stessi, è la realizzazione della propria dignità, della propria unicità. Ti si apre la parola responsabilità, vuol dire mi faccio carico. Se qualcuno di voi è scettico su questo discorso, può guardare indietro nella storia, l'umanità è andata avanti, mai per chi comandava, per Napoleone, per Cesare Augusto, vedete voi, per Hitler, per Mussolini, per Stalin, vedete voi. È andata avanti, quando è andata avanti? Perché c'era qualcuno che si faceva carico delle situazioni, per chi esercitava la responsabilità, non il comando. Un'altra cosa. Terzo, la parola servizio, che è il contrario del potere. Cioè vuol dire, guardate nei Vangeli, non c'è una riga di giustificazione del potere, è tutto servizio. Potere significa voglio che il mondo sia a mia disposizione. Servizio vuol dire io mi resto responsabile per la vita del mondo, il contrario esatto. Poi la parola cura, cioè vuol dire riconosco un valore vivente e ne riconosco la fragilità. Per quello avrò premura di accoglierlo, di intervenire positivamente perché quella vita possa fiorire, la cura. Prendersi cura. Poi la parola autorità, che vuol dire non chi comanda, vuol dire chi ti fa crescere. Oggi quando diciamo nel mondo sì e no ci abbiamo Papa Francesco, e è bello che lo dicono soprattutto i non cattolici, perché i cattolici sono ancora sorpresi di questo Papa un po' troppo comunista, un po' troppo latinoamericano. I non cattolici dicono, ah, meno male, è autorevole. Autorità significa quello che ti apre una strada, che ti rafforza la tua libertà, non vuol dire chi comanda, chi ti opprime. Poi la parola governo, che vuol dire saper dare risposta ai problemi. La nostra economia è senza governo, è piena di potere, è piena di accumulazione di capitale, è piena di oligarchie, non c'è un grammo di governo, nessuno la governa. La nostra politica, che è inetta, che non dà risposte, io vengo dalle Marche, dove una gran fetta del territorio, dopo 5 anni e mezzo dal terremoto, cioè è ancora segnata dalle macerie. Non è che non hanno ricostruito, non hanno spostato manco le macerie. È il simbolo di una politica che non dà risposte, perché è una politica creduta come arte della conquista del potere. Il governo non è governo sulle persone, è governo dei problemi. Questa è la vera differenza della democrazia, cioè una capacità di governare che dà risposta ai problemi dell'umanità, non che li crea o che resta indifferente mentre i problemi incancreniscono. Poi da ultimo la parola capacità. Linguisticamente fate l'esperimento, anziché dire il potere di insegnare bene, dite la capacità di insegnare bene. La parola capacità significa io accolgo un seme prezioso coltivando il quale sviluppo un'abilità. È un'abilità che nasce dall'accoglienza, dall'ospitalità. Tommaso d'Aquino diceva è la capacità di ricevere la propria perfezione. Che può sembrare una cosa altissima, ma sapete che vuol dire? Che le piante, questa è la capacità, sono sensibili all'acqua e alla luce e la trasformano in vita nuova, questa è la capacità. Lo straniero che arriva mi insegna l'accoglienza, il figlio che arriva mi insegna a diventare genitore. Non è che io prima so fare e applico il mio sapere a qualcuno, è quello che arriva che mi insegna, dalla sua fragilità.
ma si sviluppa una relazione che affina le mie capacità. Allora, se io esco dalla grammatica del potere, mi trovo la libertà, la responsabilità, la cura, il servizio, l'autorità, il governo, la capacità. Questo è il lessico della vita. Allora, il grande torto da cui, non dal cristianesimo, dal francescanesimo, ma il capitalismo viene da questo antichissimo torto, nell'alternativa tra il potere e la vita, la nostra tradizione ha scelto il potere. Per questo è stata necrofila, non biofila. E per questo sta arrivando all'autodistruzione. Se noi devastiamo la natura, la specie umana fa la fine dei dinosauri. Non è una cosettina che tu te la puoi cavare con un aggiustamento o facendo pagare, che ne so, il dissesto climatico ai popoli più poveri, tanto la pagano loro, stavolta coinvolgerà tutta l'umanità. Allora, l'alternativa, e arrivo alla conclusione di questo discorso, sia per l'economia, sia per il modello di civiltà, io direi che sta in una sapienza che si eleva alla logica della vita, perché la vita c'ha una logica. Noi filosofi malati di razionalismo siamo stati, soprattutto dalla modernità in avanti, siamo stati convinti che il senso, la logica, la ragione li porta l'uomo nella realtà, perché la realtà è caos. Per farla diventare, dicevano i greci, cosmos, cioè ordine, serve la ragione umana, perché la vita di per sé sarebbe caotica, feroce, assurda, insensata. Invece no, la vita ha le sue leggi, la sua logica immanente, e se tu non le riconosci vai contromano vivendo, è come se prendessi l'autostrada contromano, è chiaro che è distruttivo. E qual è questa logica della vita, queste leggi? Ovviamente io le accenno. La prima, la legge di gratuità. Non di gravità, è di gratuità. Cioè vuol dire ogni presenza della vita, le persone, gli animali, le piante, ha un grado diverso. Però tutti questi, gli esseri viventi, sono valori incarnati, sono valori che respirano. Non sono risorse, non sono mezzi, non sono irrilevanti. Sono presenze di valore, in questo senso sono un dono. Questo dono, che sono le presenze della vita e che ha un valore incalcolabile, pensate, la nostra economia conosce solo nella sua teoria, nella sua dottrina, ancora la insegnano ai ragazzi che fanno economia, conosce solo due valori, valore d'uso e valore di scambio. Valore d'uso, l'orologio mi serve per vedere quanto tempo è passato, valore di scambio, produco 1 milione di orologi per venderli e ottengo in cambio il profitto. Solo questi due. Se io vi dico una persona, oppure, che ne so, un bosco, oppure una sinfonia di Mozart, che sono valore d'uso o valore di scambio? Naturalmente nessuna delle due cose, sono valori intrinseci, valori viventi, più alti di qualsiasi cosa sia calcolabile, cioè hanno un valore incalcolabile. La vita di una persona, o la vita di un ecosistema, o la vita di un'opera d'arte, tu non li puoi quantificare, non sono valore di scambio, non sono profitto, non sono valore d'uso. Allora, a noi serve una sapienza che si elevi a questa legge di gratuità, cioè il dono, la presenza, che notate non è il regalo. Qui il discorso sarebbe lungo, lo accenno solo. Se voi sentite dono, voi pensate magari regalo. Forse lui pensa sacrificio, non è né regalo né sacrificio. Dono vuol dire presenza di valore incalcolabile e vuol dire una forma di relazione che non è mediata dal potere. Che il dono è solo libero, è solo nella libera reciprocità. Quello che chiamiamo inclusione, con buone intenzioni, che vorrebbe dire chiudere dentro, però non è tanto bello, chiamatelo reciprocità. Vuol dire la libera condivisione di quello che siamo, di quello che sentiamo, di quello che sappiamo, poi magari anche di quello che abbiamo, la libera condivisione, anche in asimmetria di posizione. Tra madre e figlio c'è una profonda reciprocità, anche nella simmetria. Tra un buon insegnante e la sua classe di scuola c'è una profonda reciprocità, anche nella differenza dei ruoli. Allora, la presenza di questi doni della vita, le persone, le piante, gli animali, le relazioni, poi la bellezza, la giustizia, la libertà, la verità, certo, ci costituisce responsabili, cioè ce ne dobbiamo prendere cura. Ecco allora che capisco che quelli che oggi sono sistemi di potere devono essere istituzioni di servizio. L'economia deve servire, non siamo noi che la dobbiamo sostenere. Dice l'economia sostenibile, chi sostiene che cosa?
notate che è implicito che noi e la natura dobbiamo sostenere l'economia del capitale, ma sarà l'inverso, sarà l'economia che deve sostenere la vita umana e gli equilibri della natura. Quindi occhio quando dite sostenibile, che vuol dire? Passivo o attivo? Chi sostiene che cosa? Allora, se io riconosco la legge di gratuità, mi ricordo che l'economia, la politica, l'educazione, la tecnologia, l'informazione devono essere istituzioni di servizio, non devono essere i padroni. Seconda legge, la legge della relazione. Nessuno vive isolato, nessuno si salva da solo. Allora occorre finalmente pensare dei sistemi economici politici che siano all'altezza della vita relazionale. E capire che oggi per noi il problema non è la sostenibilità, è la salvezza. Salvezza storica, concreta, su questa terra. Noi siamo sul crinale tra salvezza e autodistruzione, altro che sostenibilità. La salvezza, cioè disinnescare questa trappola di autodistruzione che è l'estrema modernità finanziarizzata e globalizzata. Poi c'è la legge del paradosso nella vita, cioè nella vita ci stanno forze divergenti. C'è la fragilità e c'è la capacità della creatività, c'è la sofferenza e c'è la capacità di felicità, c'è la precarietà e c'è l'apertura all'eterno. Tutti noi che crediamo o no a una vita che continua dopo la morte, che crediamo o non crediamo a questa cosa che nessuno ci può dimostrare, se non ci apriamo a un senso, a un valore che per noi nel suo significato dura eternamente, siamo dei disgraziati. Che sia una persona, che sia un ideale, che sia una bellezza, ma per me quella cosa vale eternamente. Non è che vale lunedì e martedì non vale più. Se io interiorizzo la precarietà e basta, e giudico che tutto finisce e che la morte è la signora della vita, la mia angoscia è la base emotiva formidabile per ricostituire sistemi di potere. Chi crede nel potere c'ha il cuore pieno d'angoscia, perché non vede la capacità nostra di aprirci all'eterno. Allora questi paradossi li devo saper sostenere. La vita mi chiede di guardare tutte e due le cose, non è che la posso rendere univoca. Poi da ultimo c'è una legge che riguarda la vita, che è quella della capacità di ripararla, di armonizzarla. Le grandi esperienze che ci vengono dal mondo del carcere, la giustizia riparativa, cioè vite, esistenze, relazioni, coscienze distrutte, che non in situazioni ideali ma nel carcere trovano occasioni di rinascita, di fioritura. E se lo trovano nel carcere, non vedo perché non dovremmo trovarlo noi nella vita normale, politica, economica, sociale e culturale. Cioè la vita da sola non è perfetta, io non la sto idealizzando, non vi propongo un biologismo, un naturalismo, c'è una specifica responsabilità dell'essere umano. Noi ci dobbiamo mettere autocoscienza, cura, responsabilità. Siamo i giardinieri, non i padroni del mondo, i custodi, non i distruttori del mondo. Allora che vuol dire? Che noi, laddove la vita si strappa, laddove la vita è tragica, laddove si presenta assurda, noi dobbiamo dare il meglio per ripararla, non per sfruttarla, per disgregarla, per dominarla. Abbiamo invertito completamente il senso della responsabilità. Allora, se è questo, davvero concludo, un'economia futura che va coltivata oggi, perché i tempi sono stretti. Io credo che richieda una diversa coscienza del valore. Il denaro deve tornare a essere un mezzo che è importante relativamente proprio a quello che significa per la vita delle persone e per la tutela della natura. Quindi occorre una consapevolezza, un pensiero collettivo profondamente diverso, dove circolino parole come giustizia, armonia, responsabilità, non le parole che circolano oggi, che ci sembrano in qualche modo positive. La seconda cosa, a noi servono imprese e comunità di vita trasformative, cioè che deliberatamente, consapevolmente si mettono nell'ottica della trasformazione, cioè del mutamento del principio fondante. L'armonia invece del potere, la giustizia invece del potere, prendersi cura invece del potere, questa è trasformazione. Chiunque lo fa sta coltivando il futuro, come in quella poesia di Borges dove si parla dei giusti che stanno salvando il mondo, cioè quelli che si prendono cura con grande semplicità, si fanno carico delle situazioni, anche se non vanno sulla prima pagina dei giornali. Poi terzo, un metodo di fare economia che restituisca soggettività a chi lavora,
e che abbia anche delle regole diverse. Non dimentichiamo la funzione del diritto nell'economia, del sistema delle regole, che certo devono essere mondiali, devono scaturire dal nuovo accordo mondiale. E questo significa, e secondo me il passaggio più difficile, più duro rispetto alla trasformazione possibile, rigenerare lo strumento della politica, perché le regole per la convivenza collettiva vengono dalla politica che le genera. Stavolta deve cambiare il sistema delle regole. Allora, se la politica resta l'arte o la tecnica di conquistare il potere, e questa ci porta a fondo, se la politica cominciamo a risperimentarla, a inaugurarla, a creativamente modificarla come l'arte della cura del bene comune, se cominciamo a praticare quello che Gandhi chiamava l'amore politico, voi vedrete che la politica, oggi direi la sfera più mortifera, più ancora dell'economia, perché nell'economia esperimenti, trasformazioni ci sono imprese trasformative, ci sono imprese etiche, ci sono movimenti sociali di questo tipo. Nella politica è difficilissimo introdurre un'altra logica che non sia quella di potere. Allora, se noi invece, cittadini comuni, cominciamo un po' a prendere coscienza, ricostituiamo lo strumento politico come mezzo di cura del bene comune e di produzione di regole democratiche che rimettano l'economia sotto giudizio e sotto controllo democratico, beh, allora non è affatto detto che non ci siano alternative e che noi siamo destinati a subire l'autodistruzione che verrà. Ecco, c'è un proverbio tunisino che ricorda: la differenza tra il deserto e un giardino la fa l'essere umano. Ecco, auguro a tutti noi di fare questa differenza dalla parte giusta. Grazie.